noi abbiamo approcciato la partita bene, l'avevo chiesto ai ragazzi di farlo, perché le ultime due partite erano partite un po' sonnecchianti. È chiaro che nel momento in cui riesci a muovere la palla così bene e crei così tanto vantaggio per prenderti dei tiri aperti, le percentuali sono alte, e poi non è detto che siano così alte come nel primo quarto, però sicuramente la qualità dei tiri era altissima, che è un po' quello che andiamo a cercare. Difensivamente siamo stati solidi, abbiamo cercato di limitare i danni nell'area contro i loro corpi, onestamente molto importanti. Abbiamo avuto un apporto da tutti, siamo contenti, e adesso abbiamo ancora altri due allenamenti per inserire altre due o tre cosette, e poi dopo il torneo di il Vaghi andiamo nella settimana tipo. Sono d'accordo, in attacco stiamo andando bene, abbiamo rispetto magari all'anno scorso più giocatori che possono anche mettersi in proprio, creare situazioni, sgravare magari di responsabilità ai terminali principi, stiamo distribuendo bene i tiri. La cosa che balza all'occhio è la voglia di difendere insieme, di stare insieme, e deve essere il nostro obiettivo quello di alzare sempre di più il numero dei minuti in cui riusciamo a farlo. Infatti c'è stato un momento nel fine terzo quarto in cui abbiamo chiaramente abbassato il voltaggio della difesa e abbiamo preso un parziale di 12-2. È la cosa da cui noi non possiamo prescindere, non vogliamo e non dobbiamo prescindere, però i ragazzi, anche quelli che hanno abitudini difensive un po' più soft, si stanno impegnando e stiamo costruendo un sistema difensivo finora solido, e deve essere sempre maggiore, perché poi più si va avanti più le partite diventano vere e difficili. Francisco, speriamo l'ultimo consulto di lunedì prossimo rientri col gruppo. Adesso sta facendo solo cyclette perché non riesce neanche a correre in linea, e quindi sarà sicuramente fuori condizione, però almeno speriamo che da martedì sarà con la squadra. L'idea è quella di allungare il più possibile le rotazioni, un po' perché se vuoi giocare due lati del campo, attacco e difesa, è difficile giocare più di un tot minuti con grande intensità. Un po' perché comunque tutti i ragazzi sono coinvolti e si battono in allenamento, quindi tutti meritano di giocare, e un po' perché ci sono 38 partite, pensare di giocare con 6 giocatori 38 partite è un po' dura. È chiaro allo stesso tempo che ci sono delle gerarchie, e le gerarchie verranno mantenute, nel senso che poi dopo, chiaro, cerchiamo di ruotare a 9-10, però poi ci sono delle gerarchie ben chiare.